Ciao Vivians! Oggi vedremo alcune pazze cure mediche usate nel passato. Ma prima devo avvisarvi che questo video è sponsorizzato da NordVPN. Cos'è un VPN? È una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza quando navighi in internet. Grazie a questo servizio potrete navigare in sicurezza a casa, ma anche quando utilizzate il wifi in luoghi pubblici, come nei bar e negli aeroporti, senza dovervi preoccupare che i vostri dati sensibili possano essere intercettati. Non rilevando la vostra posizione e il vostro indirizzo IP, NordVPN vi consente di accedere ai social anche se vi trovate in paesi dove sono bloccati. Potrete anche vedere i film e le serie TV in streaming di qualsiasi paese, quelle che non sono uscite in Italia, e se siete all'estero potrete vedervi Netflix in italiano. Avrete anche la possibilità di risparmiare su prodotti e servizi il cui prezzo può cambiare a seconda della vostra posizione, come i viaggi e gli hotel, mostrando che prenotate da un paese diverso otterrete anche un prezzo migliore. E se acquistate l'abbonamento triennale utilizzando il mio codice, otterrete il 70% di sconto più un mese di abbonamento gratis. Trovate il link e il codice nella descrizione del video e nel primo commento. Ma ora torniamo ai metodi bizzarri usati in passato per la cura delle malattie. Iniziamo con il fumo di tabacco nell'ano. Nel 700, se eri vittima di annegamento, ti rianimavano soffiandoti del fumo di tabacco nel sedere. Usavano un soffietto di un apposito kit di salvataggio, che poi veniva pulito per essere riutilizzato. Nulla era usa e getta all'epoca. Il motivo di questa pratica era il forte stimolo che subiva l'intestino a causa del fumo di tabacco. Veniva scombussolato, si muoveva e si stirava, estendendo il movimento anche al diaframma e infine al torace, che si espandeva permettendo di respirare di nuovo. Insomma, arrivavano ai polmoni passando per il sedere. Inoltre i medici credevano che l'intestino fosse l'ultimo organo che smetteva di funzionare e che il fumo di tabacco riscaldasse la vittima dell'affogamento, asciugando l'interiora ed eliminando l'umidità eccessiva. Questa pratica però non è di origine europea, ma venne importata dai nativi americani, che la utilizzavano sia per le vittime di annegamento che per curare raffreddore, sonnolenza o dolori di intestino. Nel 700 a Londra il clistere di fumo divenne pratica comune. Ritenuto un potente stimolante dell'attività cardiorespiratoria, veniva utilizzato dalle levatrici per i neonati, ma anche per curare mal di testa, ernie, crampi addominali, il colera e per rianimare i morti apparenti. Per le insufflazioni di fumo esistevano molti strumenti come pipe, fornelli, soffietti e canule. La pratica venne pian piano sostituita dalla respirazione bocca a bocca, inventata nel 1745 e dimostratasi più efficace. Nel 1811 si scoprirono inoltre gli effetti nocivi della nicotina sul cuore. Anche se a metà 800 la pratica era ormai in disuso, ritornò nel 1918 come tentativo di rianimazione dei malati di Spagnola, insieme ai clisteri di caffè. Le cure al mercurio. Il mercurio è estremamente tossico, soprattutto se viene ingerito, ma è stato utilizzato per secoli in cosmesi e medicina. Nell'antica Grecia veniva utilizzato come antisettico, mentre gli antichi cinesi lo bevevano come elisir di lunga vita. L'imperatore cinese Xuanzong della dinastia Tang, vissuto nel IX secolo d.C., morì avvelenato dal mercurio che gli alchimisti imperiali gli somministravano quotidianamente, per curarlo dagli acciacchi dell'età e renderlo immortale. L'imperatore iniziò a soffrire di pruriti e gonfiori, oltre che a non starci più bene con la testa. Gli alchimisti allora consultarono alcuni testi medici, concludendo che questi sintomi fossero la prova che il mercurio stesse rendendo immortale e sovrano, curandolo da ogni male. Xuanzong finì per impazzire, diventando aggressivo e paranoide, per poi morire per avvelenamento cronico da mercurio. Il mercurio venne utilizzato dalla fine del 1400 in Europa per curare la sifilide. Era già utilizzato per curare la scabbia, la psoriasi e l'eczema, che avevano manifestazioni simili alla sifilide. A quei tempi i medici pensavano fosse giusto curare tutte le malattie che avevano gli stessi sintomi col medesimo rimedio. Per secoli la sifilide venne curata con il mercurio attraverso unguenti, pastiglie, fumigazioni e iniezioni, nonostante i terribili effetti collaterali, come la perdita dei denti, i danni al fegato, ai reni, ai polmoni, al sistema nervoso e la morte. Dalla metà degli anni 40 la sifilide iniziò ad essere curata con la penicillina.
l'urinoterapia. L'urina è stata usata per millenni come panacea per le malattie più disparate, contro l'acne, l'asma, l'emicrania e il cancro. Nel Medioevo era molto gettonata e la si usava nel tentativo di alleviare i sintomi della peste, bevendola o facendoci il bagno più volte al giorno. In quel periodo l'urina non infetta veniva somministrata e venduta ai malati. In alcune forme di medicina alternativa viene ancora adoperata, ma non esistono prove scientifiche sulla sua efficacia terapeutica. Anche la comune abitudine di fare pipì sulle punture di medusa sarebbe inefficace, oltre che dannosa, perché rischierebbe di infiammare ulteriormente la zona colpita. Gli escrementi umani. Un altro metodo per curare la peste era aprire i linfonodi infiammati delle ascelle o dell'inguine per consentire alla malattia di lasciare il corpo e in seguito applicare una miscela di resina, radici di fiori e escrementi umani direttamente sulle ferite e infine bendare la zona. La carne umana. In antichità si credeva che attraverso le ossa e gli organi dei morti si acquisissero dei benefici, grazie all'anima guaritrice dei defunti. Nell'antica Roma e in Egitto, per curare crampi muscolari, mal di testa persistente o ulcere allo stomaco, veniva prescritto un elisir contenente carne umana, sangue e ossa. I romani credevano che il sangue dei gladiatori caduti potesse curare l'epilessia. Ciò ha portato alla raccolta e successiva vendita del sangue dei gladiatori deceduti. La polvere di simpatia. La polvere di simpatia, o unguento armario, era un preparato medico composto da una mistura di gomma e vetriolo polverizzato, inventato all'inizio del XVII secolo. Questa polvere doveva risanare più velocemente una ferita causata da un'arma o una piaga. Il modo in cui si pensasse che agisse ha dell'incredibile. L'unguento non doveva assolutamente essere spalmato sulla ferita, perché il vetriolo avrebbe causato una forte irritazione, ma doveva invece essere messo su un panno insanguinato o sull'arma insanguinata che aveva provocato la ferita. In questo modo il paziente sarebbe stato curato a distanza. Gli atomi del sangue e della polvere di simpatia dal panno o dall'arma si sarebbero mescolati nell'aria con quelli che uscivano dalla ferita, secondo un'affinità sostanziale, insomma per simpatia, per poi dirigersi tutti insieme nel loro luogo naturale, la ferita o la piaga, penetrando in essa e guarendola così più rapidamente. Tutto questo si pensava avvenisse secondo un fenomeno naturale in cui la luce del sole, illuminando un oggetto, rimbalzerebbe staccando da questo degli atomi. I minuscoli atomi verrebbero poi trasportati nell'aria lontano, senza che ci si potesse accorgere di un qualsiasi mutamento del corpo illuminato. I topi morti. Nell'antico Egitto il mal di denti era molto comune, soprattutto a causa dell'ambiente sabbioso. La sabbia infatti entra nel cibo e causa problemi dentali. Gli egiziani curavano i denti macinando topi morti e applicando la pasta ottenuta sui denti doloranti. Le pietre preziose. Le pietre preziose come rubini, smeraldi, diamanti, eccetera, vennero usate nella farmacologia medica dall'antichità fino al 1700. Venivano triturate non solo per creare unguenti, ma anche per essere ingerite. Allora la medicina era legata all'astrologia. Si credeva che ogni organo fosse collegato a qualche astro o costellazione. Le braccia ai gemelli, i reni alla bilancia, le gambe all'acquario, il cuore al leone, eccetera. Anche le pietre preziose erano collegate ad astri e pianeti, si pensava fossero generate dalle stelle e fossero quindi terapeutiche e potessero interagire con il corpo umano. Inoltre, la teoria degli umori alla base della medicina antica portava a pensare che la purezza delle gemme avrebbe contrastato gli umori languenti che causavano la malattia. Più una pietra era preziosa e più faceva bene. Ogni patologia aveva la sua pietra. C'erano pietre nefritiche per le malattie renali, pietre oculari per quelle degli occhi. Per queste, ad esempio, la più efficace era considerata l'agata bianca, in quanto il suo colore ricorda la sclerotica, il bianco degli occhi, mentre i suoi cerchi lasciano pensare all'iride e alla pupilla. V'erano anche le pietre del sangue, dette anche sanguinelle, ideali per le malattie cardiovascolari. La terapia con pietre preziose era naturalmente molto costosa, oltre che inutile e in alcuni casi dannosa, ma è sopravvissuta per lunghissimo tempo, sino dopo l'avvento della moderna farmacologia.
Se vi è piaciuta la prima parte di questo video sulle più strane cure della storia, mettete un mi piace, lasciate un commento e condividetelo dove volete. Alla prossima, ciao!